La concimazione, per definire la qualità proteica di un frumento duro, abbiamo visto essere un elemento fondamentale, soprattutto la concimazione azotata. È pur vero che la disponibilità di azoto di per sé è sicuramente un elemento fondamentale per l'ottenimento di tenori proteici più elevati, però bisogna porre molta attenzione anche a quelli che sono elementi secondari, in particolar modo ad esempio lo zolfo, che ha all'interno della pianta un rapporto di equilibrio con l'azoto, così come la disponibilità di zolfo a livello del nostro terreno può consentire anche una migliore efficienza di utilizzo dello stesso azoto da parte della pianta. Lo zolfo è una componente fondamentale per quanto riguarda la sintesi proteica, entra a far parte degli amminoacidi solforati e per di più è la prima molecola che in qualche misura ingloba una quota di azoto organico e quindi sicuramente una disponibilità di zolfo per la nostra coltura rappresenta essere una strategia da mettere in atto per esaltare l'efficienza dell'utilizzo dell'azoto nella nostra coltura. L'azoto è una componente fondamentale, il supporto che può derivare da una concimazione a base di zolfo è tale da poter garantire una risposta qualitativa del nostro frumento duro che sicuramente risulterà essere tanto più elevata quanto maggiore è la carenza di questo componente nel nostro terreno.